adesso stiamo spalmando la salsa barbecue fatta da Angelo sulle costolette. Come vedete, anche i neo papà hanno un'anima, non sono le mamme. Adesso procediamo a... Adesso rimettiamo il nostro affumicatore per un'altra oretta e mezza. Per un'oretta e mezza. Benissimo. Siamo in pianale. Adesso le possiamo mettere così, insomma, senza... Sì, 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 senza... Così come stanno, cioè. Fatta questa operazione, dobbiamo attendere che trascorra un'altra oretta e mezza e poi togliamo la cartasagnola e continuiamo a farli cuocere per un'altra oretta. Quindi in totale quante ore cuociono, abbiamo detto? Dipende, dalle 5 alle 6 ore. Dalle 5 alle 6 ore, benissimo. Eccoci qua, mentre affumichiamo abbiamo anche il tempo di fare una passeggiata. Esatto, abbiamo tempo, la carne sta affumicando, quindi noi stiamo tranquilli. Le mamme sono a casa, tutto a posto. Adesso stiamo aprendo. Vabbè. Che cosa? Adesso passeremo all'ultima fase della cottura. Si sente già un profumo eccezionale, eh? Adesso le andremo ad aprire. Bene. In questa fase non avranno un aspetto molto evidente perché sembreranno bollite. Infatti l'ultima parte è quella che ci consentirà di dare un aspetto migliore, perché si rosoleranno. Gli diamo la crosticina. Sì. Questo liquido che vediamo che cos'è? È bollente. È bollente. No, è la i succhi della carne impregnati poi della salsa che avevamo lo spazio. Ok. Ogni tanto mia figlia è in fascia, quindi ogni tanto sentite la sua voce. Benissimo. Adesso a cosa procediamo? Queste sono le nostre costine che abbiamo tirato fuori dalla stagnola. Ovviamente ancora non hanno un aspetto molto invitante, ma dobbiamo finire le nostre tutte le fasi di cottura. Ok. Quindi adesso recupero un po' questo succo, che è quello che è uscito fuori dalla stagnola. Certo. Quindi ci sono tutti i succhi della carne, anche la salsa di papà. Spendere un altro po' per durare leggermente. Sì. Non serve, ma aiuta. E poi andremo a completare la cottura. Facciamo vedere la carne che suda. Adesso procediamo all'ultima parte di cottura. Quindi abbiamo erorato le nostre costine e le andiamo a mettere di nuovo in cottura per un'altra ora. Benissimo. Ok, bene. Perché si può vedere le braci? Si possono vedere le braci. Ok. Benissimo, e quindi ci rivediamo tra quanto un'ora. Tempo? Un'ora sì, esatta. Tre quarti un'ora. Perfetto. Ok. Perfetto, le costolette sono pronte. Abbiamo tagliato. Sono venute anche, ecco qui il risultato, le stiamo tagliando. Facciamo vedere bene. Spiegaci un po' qua com'è il colore. Alla fuori c'è la croccantezza, giusto? Sì, c'è una piccola crosticina, ecco qui ci si vede lo smoking, che praticamente è una reazione chimica che si viene a formare. Ed è provocato dal fumo, quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro e sono molto umide. Perfetto. Quindi in teoria dovrebbe essere una buona costina. Assaggia. Vado. Vai. Perfetta. Tardissima. Queste e queste. Ciao a tutti.